Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi recensiamo la fototrappola della Action Bia. Davanti troviamo degli infrarossi invisibili, due fotocamere, una per il giorno e una per la notte, il sensore di movimento e i LED di stato. Nella parte destra troviamo il morsetto per chiudere la fototrappola e il foro per il lucchetto. Nella parte posteriore abbiamo il passaggio per la cinghia. E al di sopra un foro che può ospitare un cavo d'acciaio di massimo 8 mm. Da aperta troviamo a destra gli slot per le 8 batterie AA, a sinistra il display da 2,4 pollici e la pulsantiera retroilluminata. Nella parte inferiore troviamo lo slot per la scheda SD, l'entrata micro USB per passare i dati al PC. Interruttore off, test e on, e a destra troviamo l'entrata esterna da 6 volt e la vite per il fissaggio a parete. Ed eccoci qui. Prima di parlarvi della fototrappola, vi farò vedere cosa c'è in confezione. Ed ecco qui la confezione. È molto semplice, con poche scritte, appunto perché è facilmente riciclabile. Ora vediamo cosa c'è in confezione. Una cinghia per il fissaggio, un adesivo Action Bia, il cavo per passare i dati al PC e il supporto a parete classico. E chiaramente il manuale di istruzioni, con presente anche la lingua italiana, come vedete ben dettagliata. Bene, ora mettiamo via tutto e concentriamoci sulla fototrappola. Per chi non lo sa, questa fototrappola è stata creata da una ditta italiana che viene dall'Umbria. È una ditta che ci tiene molto alla cura degli animali selvatici, infatti ogni fototrappola che acquisterete, 1 euro sarà donato al centro di recupero animali Wild Umbria. Bene, dopo questa introduzione diamo un'occhiata al menu. Qui si accende mettendola su testa. Come vedete i pulsanti sono retroilluminati. Ta-tan! Le impostazioni sono sempre più o meno le stesse, quindi la modalità foto video o solo foto e video. Risoluzione fotografica diurna fino a 32 megapixel e risoluzione fotografica notturna perché ovviamente questa fototrappola ha due fotocamere, una dedicata per la notte e una per il giorno. Qui possiamo scegliere la serie di foto, quindi 1, 2 o 3. Risoluzione video diurno fino a 4K. Risoluzione video notturno fino a Full HD, video TL, risoluzione video TL notturno, lunghezza video, possiamo scegliere se usare o no la registrazione audio, intervallo, sensibilità del sensore, quindi bassa, media o alta, fascia di registrazione, quindi è come un timer, timelapse, lingua, cattura continua, data e ora, sovraimpresso, se vogliamo avere la scritta sotto il video, quindi possiamo scegliere ora, data, solo la data oppure niente. La password, beep, il suono dei tasti, formattare la scheda, numero di serie della fototrappola e resettare le impostazioni. E qui la versione. Qui abbiamo il replay dove possiamo vedere tutti i filmati. Qui è passato un cinghiale, quindi se premiamo ok vediamo che passa. Premendo menu nella galleria possiamo scegliere se eliminare il file corrente oppure eliminare tutti i file. Visualizza sequenza o proteggi da scrittura. Per il resto, tutti i tasti sono simili alle altre fototrappole. Qui c'è la cassa audio. Bene, ora la spegniamo e vi darò un po' di pareri personali. La fototrappola l'ho trovata veramente molto valida. Fa pochi scatti falsi e i video sia diurni che notturni sono molto buoni. Chiaramente, grazie alla fotocamera notturna. I video avranno molto meno rumore rispetto ad una fototrappola con singola fotocamera.
fotocamera che deve operare sia di notte che di giorno. Il design a mio parere è molto bello e aggressivo. Gli infrarossi sono invisibili, quindi non spaventeranno gli animali. Ebbene, ora vi farò vedere qualche video registrato da questa fototrappola. Per il suo prezzo di 100 euro sul sito di Action Beer e 107 euro su Amazon, è veramente un ottimo acquisto. In più farete un favore anche agli animali e all'ecosostenibilità. Quindi vi auguro buona visione e ci vediamo alla prossima.